Il restauro del crocifisso più antico della Basilica di San Pietro, raccontato nel libro Il crocifisso ligneo della Basilica Vaticana, The Wooden Crucifix of St. Peter's Basilica, è stato presentato nella sala conferenze dei Musei Vaticani di fronte a più di 200 persone. Ad introdurre l'evento la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, che ha fatto gli onori di casa. I Musei Vaticani in qualche modo esercitano una tutela, una sovrintendenza e un'attenzione verso le opere non soltanto delle proprie collezioni ma anche quelle di tutti i complessi della Santa Sede e quindi anche della fabbrica di San Pietro. In questo caso il restauro è stato curato direttamente da Pietro Zander, che è il responsabile dell'arte della fabbrica di San Pietro, con dei professionisti esterni, ma insomma in qualche modo i Musei Vaticani ci hanno sempre una sorta di consulenza verso i grandi restauri, e questo è il caso, e quindi è un grande piacere presentare qui stasera il volume che in qualche modo, appunto, come diceva lei, celebra questo importante restauro, perché è una grande scoperta, una grande riscoperta. Il crocifisso ha avuto 15 collocazioni all'interno della Basilica Vaticana, ma in fondo alla nostra generazione era quasi sconosciuto, e quindi questo restauro ha riportato in vita un'opera chiave dell'arte del Trecento, un'opera probabilmente attribuita a Pietro Cavallini, e la cui importanza è stata attestata dai responsabili della fabbrica, proprio mettendolo nella cappella del Santissimo Sacramento, dove andremo a vederla fra poco, appena finita la presentazione. Lei che ha questa responsabilità di portare avanti, di poter dirigere questo straordinario patrimonio artistico, storico e culturale, qual è la missione che più di tutti si è data e si dà ogni giorno? Perché si discute tanto del museo che deve abbandonare l'identità del passato per diventare qualcosa di fruibile e dinamico un po' per tutti e non solo per gli addetti ai lavori. Lei che cosa ne pensa di questo? Beh, non c'è dubbio che una priorità è quella di coniugare l'attenzione alla tutela alla nuova fruizione che c'è dei grandi musei e del nostro museo in particolare. Abbiamo tanti visitatori ogni giorno che arrivano, e non era così forse soltanto per il mio predecessore Antonio Paolucci, ma ecco, già i direttori prima di me non avevano questo problema, che però può essere anche una sfida, perché può essere anche un modo di condividere, appunto. La nostra missione è quella di condividere, e quindi condividere con più persone, con sempre più persone, è sicuramente una bella sfida. Bisogna farlo in maniera intelligente, bisogna farlo con i mezzi giusti e dando però a ognuno dei nostri visitatori una visita che sia esclusiva e che sia consapevole dell'enorme patrimonio che noi possiamo offrire. A succederle il presidente della fabbrica di San Pietro, il cardinal Angelo Comastri. La bellissima introduzione che lei ha scritto per questo volume che ripercorre il restauro dell'antichissimo crocifisso ligneo della Basilica di San Pietro prende in esame i Vangeli ed il racconto dell'attimo in cui Gesù muore sulla croce dopo aver gridato e testimoniato tutto il suo amore, un amore non amato. È vero, pensi che questo crocifisso è coevo di Dante Alighieri. Dante Alighieri muore nel 1321, questo crocifisso è stato scolpito nei primi decenni del 1300 ed è rimasto, si può dire, silenzioso, quasi coperto da un velo per tanto tempo. Quando l'ho visto tutto coperto di vernice scura, io mi sono detto: ma proviamo a vedere se c'è qualcosa sotto. Abbiamo appena scrossato, sono venute fuori le ferite. L'ho detto: questo crocifisso l'abbiamo sepolto 2 volte, bisogna tirarlo fuori. Quando è stato fatto questo lavoro di restauro, che ha impiegato 500 giorni, man mano che veniva fuori il crocifisso mi è venuto in mente un episodio della mia vita dell'anno 1990. Mi trovavo ad Assisi con un gruppo di giovani ed eravamo nella cappella dove è custodito il crocifisso che ha parlato a San Francesco. Mentre stavamo davanti al crocifisso, ricordo che un ragazzo fece: ma perché Gesù non parli più? Perché non parli anche oggi? Ricordo che io risposi: guarda il crocifisso, guarda quelle ferite gridano, quelle ferite urlano e dicono: guarda fino a che punto ti ho amato. San Paolo diceva: Cristo mi ha amato e ha dato la vita per me. Guardando Gesù possiamo dire la stessa cosa oggi, urlano quelle ferite e dissi anche: vedi, se qualcuno ascolta, allora nasce San Francesco. Se qualcuno ascolta, nasce Maria Teresa di Calcutta, la quale ha sentito la voce che le diceva: ho sete Teresa, cioè aspetto il tuo amore. Ecco, guardando quel crocifisso noi sentiamo la stessa domanda: guarda che aspetto la tua risposta. Lei è un profondo conoscitore dell'arte, ma quando ci si incontra con un capolavoro di questo livello, che cosa prevale? L'aspetto artistico o l'aspetto religioso, e quindi il sentimento, perché l'espressione di questo crocifisso è rara per la sua intensità. Quando ci troviamo di fronte a un capolavoro artistico che rappresenta un fatto religioso, prevale il fatto religioso. L'arte per noi è per la fede, ed è soltanto per la fede. Guardando questo crocifisso ovviamente noi restiamo colpiti dalla bellezza, dall'espressività di questo crocifisso, ma non dimentichiamo che è un crocifisso che parla la nostra fede, interpella la nostra fede e ci dice: ma tu come hai risposto? Tu come rispondi? L'urlo del crocifisso attraversa i secoli. Pensi che, in particolare, ho letto i ricordi di Napoleone pubblicati nel 1841, quindi appena 20 anni dopo la sua morte. Napoleone è rimasto impressionato da questo fatto. Gesù è vissuto in una umiltà impressionante, nella periferia della periferia dell'impero romano, perché la Samaria era un'altra periferia della periferia. Si è lasciato inchiodare alla croce, che è il supplizio degli schiavi, doveva finire così, e invece ha attraversato i secoli. Questo per me è la prova che Gesù è figlio di Dio. E mentre diceva queste cose parlava con un generale, il generale Bertrand, che è rimasto in esilio con lui nell'isola di Sant'Elena, e il generale Bertrand, questo è scritto, disse a Napoleone: Sire, ma come si fa a credere che Gesù è figlio di Dio? Se questo argomento, che la morte non l'ha ucciso, ma è ancora più viva attraverso i secoli, sono capito questo, ho sbagliato io a fatti generale. Per chiudere, ancora una volta, un restauro con la compartecipazione dell'Ordine dei Cavalieri di Colombo. Questa unione, questa unità che è molto proficua potrà dare ancora nuovi frutti per quanto riguarda il nostro patrimonio incredibile da valorizzare, da riportare in vita. Certamente, i Cavalieri di Colombo, soprattutto la persona di Toto Anderson, sono particolarmente sensibili al recupero di tutto ciò che è bello, di tutto ciò che parla, di tutto ciò che si interpella la nostra fede. Io sono particolarmente grato ai Cavalieri di Colombo e a Toto Anderson perché ho trovato in lui e in loro una sensibilità straordinaria. Subito dopo ha preso la parola il penitenziere maggiore emerito, cardinale James Francis Stafford. Oh Jesus, be the everlasting paschal joy of our souls. Amen. My talk's title is called God Reigned from the Wood. It is an image explored on the Sant'Angelo Bridge here in Rome, located on a pedestal of a Bernini angel. An inscription carries Christ's legacy: Regnavit Deus Alegno. Incredible. Deus, God reigned from the wood. Seventeen years ago, my first reading of it was electrifying. God's image is the crucified Christ. The flesh of the Son of God was nailed on a wooden cross. That cross became his throne. Talk about antithetical images. From there, he ruled the world. Those Stations of the Cross on the bridge are among the most expressive sights in Rome, especially for pilgrims, but I don't think pilgrims have the slightest idea why they are there. You Romans have a lot to do in catechizing them. For centuries, they have met Roman pilgrims, that is, those Stations of the Cross. An apostrophe from a psalm is printed on each pedestal. This verse from Psalm 95, God reigns from the wood, has a gloss, alegno, that is a gloss, that's not from the original. This image of the Christ crucified is the supreme image in the Bible of God. Here is beauty, beauty disclosing the fathomless depth of the Father's love for us. So, dear brothers and sisters, like St. Paul, Christians respond by, quote, always carrying in the body the dying of Christ, that's you and me, so that the life of Jesus may be manifest in our bodies. For while we live, we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be made visible in our mortal flesh. How long do we dare to blink before such beauty? Thank you. È poi intervenuto l'archeologo di fama internazionale Pietro Zander, direttore della conservazione dei beni artistici della fabbrica. Ci appelliamo alla sua straordinaria conoscenza, dottor Zander, chiedendole di tracciare la storia del crocifisso ligneo della Basilica di San Pietro e dei fatti salienti della sua storia. Una storia che percorre e attraversa il tempo. Parliamo di una scultura realizzata nei primi decenni del 1300 e giunta fino a noi attraverso una serie di dipinture che ne avevano alterato i valori cromatici e anche la plasticità, e in realtà poco o nulla si sapeva di questo crocifisso prima del restauro. Il restauro è un'occasione unica e ripetibile di conoscenza, e quindi oltre a consentirci di disvelare l'immagine nella sua ritrovata integrità, nelle sue policromie originali, attraverso un'attenta ricerca d'archivio ci ha consentito di ricostruirne la storia. E quindi sappiamo che era già venerato nell'antica basilica su un altarino dei Santi Simone e Giuda, dove veniva riposto il Santissimo Sacramento, e lì comincia la sua storia documentata. Sappiamo che fu oltraggiato dai lanzichenecchi durante il sacco di Roma del 1527, quando la basilica fu trasformata in stalla per cavalli e questo crocifisso fu vestito alla lanzichenicca per oltraggiarlo. Poi ebbe tante altre collocazioni, nell'antica basilica 3 collocazioni e altre 9 nella nuova basilica. Nella nuova basilica, ecco, questo è importante ricordarlo, si trovava dove oggi c'è la Pietà di Michelangelo. Lì in realtà quella cappella, chiamata appunto Cappella del Crocifisso, era stata fatta per accogliere questa mirabile scultura che già era stata, aveva subito delle ridipinture, appariva annerita, non bella come la vediamo noi adesso. Lì vi fu portata nel 1632 e vi rimase fino al 1749, quando arrivò la Pietà e fu trasferita nella cappella vicina, la Cappella delle Reliquie, si trova accanto all'altare di San Sebastiano dove è sepolto San Giovanni Paolo II. E lì cominciò questa scultura ad essere dimenticata, ebbe una successiva sistemazione nel 1888 da parte dell'architetto Andrea Busi-Vivici, che la collocò contro una finestra. In questa cappella poi fu chiusa da una cancellata che ne impediva la visione verso l'interno, e poi fu anche all'epoca di Pio XI costruito un ascensore, un ascensore papale che serviva per portare il Papa dalla Basilica al Palazzo Apostolico e viceversa. E quindi questa scultura cominciò a essere dimenticata e rimase così, negletta e abbandonata, nonostante vantasse una devozione di secoli, di 7 secoli. E questo restauro necessario, un restauro si fa perché c'era necessità di intervenire, ha consentito non soltanto di recuperare un'opera d'arte che è un capolavoro assoluto, ma anche di recuperarne la sua storia, e la cosa molto bella soprattutto è di restituirla alla devozione della Basilica. Il cardinale Angelo Comastri, presidente della fabbrica di San Pietro e arcipete della Basilica Vaticana, ha voluto collocarla all'interno della Cappella del Santissimo Sacramento, dove tutti i fedeli possono oggi tornare a pregare di fronte a questa scultura che nella sua lunga storia ha visto innumerevoli devoti pregare, raccogliersi di fronte a quest'opera, inginocchiarsi, e quindi pensate che questa scultura ha visto tutti i giubilei della storia. Accensione fatta per il giubileo del 1800, li ha visti tutti. Di fronte a questa scultura ha pregato Santa Caterina da Siena, di fronte a questa scultura ha pregato Michelangelo, ha pregato Bernini, hanno pregato tanti papi, e quindi è molto bello poter oggi annunciare, ormai è da tempo che si trova nella Cappella del Santissimo Sacramento, ma anche l'uscita di un volume che ne racconta per la prima volta la storia e il restauro. Ecco, una storia così importante ma anche così difficile, come lei ci ha appena adesso raccontato. Lei che cosa ha provato quando il restauro è stato portato a compimento, e quanto è stato importante anche il supporto che i Cavalieri di Colombo hanno dato per la realizzazione di quest'opera? Allora, i Cavalieri di Colombo hanno dato un supporto importante, perché hanno condiviso con la fabbrica di San Pietro questo restauro, questa impresa, perché è un restauro che si annunciava da subito come difficilissimo, quindi hanno fornito il sostegno economico, e oggi hanno anche realizzato una pubblicazione che quanto di meglio si possa pensare su un restauro, perché non basta restaurare e ricostruire la storia, c'è un dovere che è quello della condivisione, cioè bisogna condividere le informazioni acquisite con un più vasto pubblico. Quindi l'intervento dei Cavalieri di Colombo è stato determinante, ma i Cavalieri di Colombo hanno con la fabbrica di San Pietro un rapporto di collaborazione che va indietro nel tempo. Pensate che è dal 1981, sono ormai tanti anni, quasi 40 anni che prosegue questa continua e fattiva collaborazione. Le emozioni durante il restauro sono state tantissime, cioè si è trattato di un restauro stratigrafico. Questa scultura era stata, come vi ho detto, ridipinta nel tempo tante volte, e quindi dagli incarnati erano diventati neri, no? Quindi tanti strati di colore. I restauratori hanno tolto un colore alla volta, una pelle alla volta potremmo dire, e quindi noi l'abbiamo vista tornando indietro nel tempo, così come la si poteva vedere nell'Ottocento, come la si poteva vedere nel Settecento, nel Seicento, nel Cinquecento, nel Quattrocento e infine nel 1800, poco dopo il giubileo, no, indetto da Bonifacio VIII. Quindi è stato un disvelamento di un'immagine, e nel rivederla ne abbiamo apprezzato tutti i valori cromatici, ma anche la plasticità, l'anatomia di questo scultore che era sapientissimo, perché aveva una grande perizia tecnica che si univa a un'elevatissima capacità artistica, e il Cristo è colto proprio nel momento della morte, dopo aver schiamato tutto è compiuto. Ci sono anche nel volume delle descrizioni anatomiche che lo spiegano anche da un punto di vista medico e anatomico, diciamo, come viene tradotto in figura questo momento della morte. E è una scultura che accarezza il cuore, cioè che non può non commuovere, e tante persone noi abbiamo visto dopo il restauro e ancora oggi che si raccolgono in preghiera di fronte a questo crocifisso, e si vede che gli si vela l'occhio di lacrime, no? Per la commozione. Posso chiederle se è realmente il più antico crocifisso di San Pietro, e chi è, se c'è la certezza sull'autore di quest'opera magnifica? La Basilica di San Pietro aveva diversi crocifissi, questo è il crocifisso più importante, pensate, alto 2,15 m, ha un'apertura alle braccia di 196 cm, quindi veramente notevole. Vi erano anche dei crocifissi carolingi documentati, ma che sono andati perduti, durante il sacco dei Saraceni, e un altro è stato poi fuso nel 500 dopo il sacco di Roma del 1527, quindi attualmente è certamente il crocifisso più antico. L'attribuzione è difficile dirlo, in realtà non è nota, non è emersa dalla documentazione d'archivio. Certo è, ci troviamo di fronte a una personalità artistica elevatissima, no? Come dicevo prima, sia sul piano tecnico che sul piano artistico. Giorgio Vasari nel 1568 parla del crocifisso di San Paolo, stilisticamente affine al crocifisso di San Pietro, e dice: quel crocifisso, quello di San Paolo che parlò a Santa Brigida, è il è stato realizzato da Pietro Cavallini, che fu allievo di Giotto. E poi dice anche a San Pietro, Pietro Cavallini fece delle sculture importanti, lasciando quasi intendere, no, che il nostro crocifisso potesse essere riferito a questo grande artista, però volutamente Vasari è ambiguo, in qualche modo vuole dirci, dice, lui aveva capito di trovarsi di fronte a un'opera importante, ma non se la sentiva di dire di chi poteva essere, però dice, è qualcuno di importante. Per tanto tempo la bibliografia l'ha riferita a Pietro Cavallini sulla scorta di questa informazione, peraltro non puntualissima, di Giorgio Vasari. E oggi la questione è aperta, questa pubblicazione serve proprio per, come dire, noi auspichiamo che possa essere un punto di partenza per, attraverso degli studi e dei confronti stilistici, arrivare appunto a determinare l'autore. È bello un po' pensare alla frase che detta da Sant'Agostino, noi cerchiamo nel desiderio di trovare e troviamo nel desiderio di cercare ancora. Ad entrare in merito alle complesse operazioni di restauro che hanno permesso di collocare il crocifisso nella cappella del Santissimo Sacramento all'interno della Basilica di San Pietro, dove al termine dei lavori i presenti sono stati condotti in visita attraversando i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, sono stati i due restauratori Giorgio Capriotti e Lorenza D'Alessandro. Questo lavoro così importante, quanto ha significato per la sua professione, per un professionista come lei che è abituato a mettere le mani su capolavori assoluti, però questo ha sicuramente un qualcosa di più anche dal punto di vista spirituale e probabilmente emozionale. Ma senza dubbio è stata un'esperienza che ci ha coinvolto, che mi ha coinvolto per oltre 15 mesi, 15 mesi di avventura spirituale veramente. Non lo so, accostandosi ogni giorno, avere un contatto così personale, diretto, devo dire, sinceramente devo confessare un sentimento quasi contrastante, quello della soggezione e dell'intimità. Un capolavoro che parla attraverso i secoli, attraverso la storia che si è sedimentata sulla sua superficie, a noi il compito, l'onore e l'onere di riportarlo a uno stato di leggibilità che è funzionale a quello della devozione essenzialmente. Molto interessante questa cosa che lei ha detto, molto significativa, perché è appunto una delle caratteristiche è l'emozione che questa scultura provoca, ma riesce il professionista a viverla mentre sta lavorando, perché il racconto di chi l'aveva vista precedentemente ha mostrato come tanti credessero addirittura che avesse gli occhi chiusi il Cristo. Beh, è vero, l'avventura del restauro è proprio quella del disvelamento, e vedere e capire al tempo stesso, quindi ecco l'obiettivo della nostra azione, che è sì pratica ma è anche critica e intellettuale, è proprio quella del discernimento, capire attraverso il passaggio delle epoche quanto si è depositato sopra di non originale, ecco, e tendere alla restituzione del testo, benché in parte abraso, in parte sofferente, ma comunque sempre con l'aspettativa di fornire un equilibrio, l'ennesimo, tra l'estetica e la storia su cui l'oggetto si trova a misurarsi. Quali sono state le principali difficoltà tecniche che avete incontrato in questo straordinario lavoro che ha riportato all'antico splendore un capolavoro assoluto? Difficoltà ne abbiamo incontrate effettivamente, è stato un restauro molto complesso, ma complesso nella fase iniziale di studio, perché andava messa a punto una strategia operativa che ci desse la sufficiente sicurezza per poter porre dei punti fermi, ovvero la sfida dall'inizio era quella di recuperare la policromia originale ed era ben sotto tanti strati di manutenzione. Pensate, per l'incarnato ne abbiamo contate tra i 7 e i 9, sul perizoma addirittura 12, e ognuno di loro matericamente aveva una consistenza diversa e un invecchiamento differenziato. Non è stato semplice. L'altra sfida era quella di vedere quanta policromia effettivamente c'era, in modo da poter concretamente avere l'aspettativa futura che se ci imbarcavamo in una pulitura fino alla pelle originale eravamo sicuri che l'estensione c'era per giustificare un'impresa di questo tipo, e fortunatamente è stato così, per cui veramente il crocifisso della Basilica Vaticana rappresenta un unicum nella storia della scultura antica, anche e soprattutto per la sua policromia. Senta, posso chiederle anche a livello personale, soprattutto a livello personale, che cosa si prova quando si riporta alla luce una scultura del genere allo stato originario, uno stato che risale a 700 anni fa? E riportarle sia uno stato originario con tutta la storia però che rimane evidente. Infatti anche in una fase di presentazione estetica noi abbiamo lasciato quelle che sono le rovine, le usure dettate dal tempo. Questo è molto importante sottolinearlo, per cui non ci siamo mai avvicinati a reintegrare la pellicola pittorica, ma tutto parla anche della sua storia. Questo ci tenevo proprio a precisarlo fin dall'inizio. Poi l'emozione in questo senso è stata enorme, perché sì, avanzavamo piano piano e vedevamo che la policromia c'era, quindi arrivare poi al volto, che è stata l'ultima porzione della scultura che noi abbiamo pulito, pulire gli occhi e riavere quello sguardo indietro è stato qualcosa di estremamente toccante. E nell'insieme adesso, quando è stata esposta sotto al baldacchino berniniano, veramente era un'immagine, una presenza epifanica fortissima per ognuno di noi, sia sotto un'esperienza estetica, ma oserei dire principalmente spirituale. Il volume, figlio della fruttuosa collaborazione tra la fabbrica di San Pietro e l'Ordine dei Cavalieri di Colombo, racconta la storia del recupero dell'opera. A conferma della profonda devozione verso il crocifisso, il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Vaticana e presidente della fabbrica di San Pietro, ha sottolineato la commozione figlia dell'amore non corrisposto, l'amore non amato, come diceva San Francesco, che ispira la scultura lignea. Ai Cavalieri di Colombo va il merito di aver permesso il recupero di un'opera di altissima fattura, contribuendo ancora una volta a rinsaldare il rapporto con il Vaticano aperto su richiesta di Papa Benedetto XV nel 1920. Abbiamo il piacere di essere in compagnia con l'architetto Enrico Pietro De Maio, rappresentante legale della Fondazione dei Cavalieri di Colombo in Italia, l'ordine laico e cattolico che realizza opere di carità in tutto il mondo, sempre sotto il motto di Everybody Welcome, Everything Free, che questo è il motto, credo che padre McGivney al momento della fondazione ha voluto dare a questo ordine così importante. La prima domanda che ci terrei a farle è ovviamente sul recupero di questo crocifisso meraviglioso a cui l'Ordine dei Cavalieri di Colombo hanno offerto la possibilità di avere una nuova vita veramente, e volevo chiederle a livello personale lei che cosa ha provato quando ha visto quest'opera terminata. Guardi, è effettivamente una cosa molto interessante, perché io ho visto l'opera prima dell'intervento di restauro ed era praticamente quasi informe, erano di un colore nero lucido, non particolarmente bella. Ho rivisto l'opera qualche mese dopo, quando il restauro era abbastanza avanzato, e sono rimasto quasi scioccato nel vedere il corpo di una figura che a tutti gli effetti sembrava essere viva, ecco, sostanzialmente. È stata una cosa molto, veramente un'emozione grande, ecco. Ecco, l'Ordine dei Cavalieri di Colombo, che conta più di 2 milioni di membri in tutto il mondo, fondato 137 anni fa, è presente da 99 anni a Roma. Questo è uno dei tanti recuperi, dei tanti restauri a cui l'Ordine dei Cavalieri di Colombo ha prestato il proprio servizio, ma dicevo appunto uno dei tanti, perché la lista è molto lunga, si parte dal 1980, e vorrei che lei ci facesse un excursus di tutto ciò che è stato fatto dall'Ordine dei Cavalieri di Colombo. Con piacere, in realtà comincia dal 1981, quindi sono circa quasi 40 anni che stiamo sponsorizzando restauri d'arte in Italia. Ne abbiamo fatti 17 di restauri importanti, maggiori restauri. Nel 1981 l'allora nostro capo, Cavaliere Supremo, signor Decant, e l'allora arciprete della Basilica, Monsignor Zanini, decisero di restaurare una cappella che era presso le tombe dei papi e chiamata poi per i santi patroni d'Europa. Da allora in poi si è andati avanti su una base quasi annuale, facendo dei restauri sempre più importanti, sempre più belli. Importante sicuramente è tutta quell'area, cioè l'area del peribolo della Basilica Costantiniana, che è stata restaurata sia il corridoio sia tutte le cappelle prospicenti al corridoio stesso. Questo in tanti anni di lavoro, cioè non si è fatto tutto insieme, una cappella alla volta, e abbiamo finito nel 2003 questa opera molto importante. Poi da citare sicuramente il restauro della facciata di San Pietro, che è stato fatto nel 1985, altrettanto importante, ha dato grande visibilità in tutto il mondo, ma non solo, è stato fatto il restauro, che le posso dire, dell'atrio e della Porta Santa in occasione dell'anno santo del 2000. L'atrio di San Pietro nessuno ci fa caso, perché quando si arriva davanti all'atrio uno vuole entrare in basilica, ma è uno spettacolo, sono 7.000 metri quadrati di cassettoni bellissimi, con varie scene importanti della Bibbia, dei Vangeli, e la Porta Santa stessa è stata restaurata nell'occasione. Ancora, alcuni restauri per esempio non sono stati necessariamente di stampo religioso. Abbiamo restaurato con i musei capitolini il Leone Cazzanna, il cavallo, questo che è stato poi posizionato nelle setra di Marco Aurelio nei musei capitolini. Questo è stato fatto all'interno di un progetto dei Cavalieri di Colombo con la città di Roma, che si chiamava Dream of Rome, attraverso la quale abbiamo portato delle opere dei musei capitolini in giro per i musei di tutta America. I capitolini ne hanno avuto un grande vantaggio, perché oltre a dei restauri sponsorizzati da noi hanno avuto anche restauri sponsorizzati dalle società, dalle università, dai musei stessi americani, che hanno offerto qualcosa pur di avere le nostre meraviglie che abbiamo qua in Italia. Quindi una cosa, diciamo, che ci ha dato molto lustro e siamo stati molto contenti. Si tratta assolutamente di meraviglie del valore inestimabile di livello mondiale, e questo ovviamente è un grande merito per l'Ordine dei Cavalieri di Colombo, che anche grazie alla straordinaria figura del conte Enrico Pietro Galeazzi ha avuto però un'importanza molto forte anche storica. Io vorrei che lei ci raccontasse, un po' difficile, tutto quello che concerne la storia dei Cavalieri di Colombo, ma le tappe fondamentali dei loro 137 anni di storia. Sì, dunque i Cavalieri di Colombo sono un'organizzazione in realtà irlandese. Il padre fondatore, padre McGivney, voleva proteggere i cattolici americani che arrivavano fine del 1800, in realtà all'ordine del 1882, e che dovevano fare mestieri più umili, spesso morivano giovani, spesso lavoravano nelle miniere e lasciavano moglie e tanti figli. Questo prete irlandese ebbe l'idea di tassare, tra virgolette, i cattolici un po' meno poveri e fare una piccola cassa con la quale sosteneva poi le famiglie quando veniva a mancare il capofamiglia, l'aiuto del capofamiglia. Da allora in poi la cosa si è ovviamente evoluta, siamo diventati una compagnia d'assicurazione molto grande, fortunatamente molto ricca, però non abbiamo scordato qual è il nostro core business, che vale a dire la carità, l'aiuto delle persone. Specificatamente in Italia apriamo l'attività nel 1920, quando l'allora Papa Benedetto XV chiese a un gruppo di Cavalieri di Colombo che erano venuti in pellegrinaggio di fare qualcosa per la gioventù cattolica romana. Furono stabiliti 5 centri sportivi gratuiti, che esistono ancora e sono ancora a tutt'oggi gratuiti per i disabili, per le organizzazioni come le ASL, gli istituti di igiene mentale. E questo ci consentì di avere una presenza stabile a Roma. Ma la cosa che si sta riferendo lei è sicuramente la cosa più importante, vale a dire l'aspetto diplomatico. Proprio per questo cattolicesimo che c'era negli Stati Uniti non c'era stato modo di stabilire delle relazioni diplomatiche formali tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Di conseguenza il dialogo passava attraverso l'unica organizzazione americana presente a Roma, che erano i Cavalieri di Colombo. Mio nonno, il conte Galeazzi, aveva il doppio ruolo di essere governatore del Vaticano durante Pio XII e rappresentante dell'ordine, uno dei primi rappresentanti dell'ordine qua a Roma. Di conseguenza, durante la guerra portò una lettera del Papa Pio XII al presidente Roosevelt con la preghiera di non bombardare Roma. Preghiera che fu accolta, la lettera è agli atti, è pubblicata su tutti i libri di storia. La preghiera fu accolta e Roma fu, tranne San Lorenzo, la malaugurata bombardamento di San Lorenzo, fu risparmiata, insomma. In occasione del festeggiamento del 90° dell'Ordine, l'allora sindaco di Roma, Alemanno, per ringraziare i Cavalieri di Colombo, innanzitutto ci diede modo di avere una mostra, di fare una mostra presso i Musei Capitolini sull'Ordine, ma soprattutto dedicò all'Ordine una bella piazza che sta nella passeggiata archeologica, diciamo come segno di gratitudine per quello che hanno fatto l'Ordine a Roma e che non è noto, insomma, sostanzialmente. Credo sia una pietra miliare della nostra storia. Per chiudere, quali sono, se ci sono, immagino ci saranno, se lei ce li può dire, i prossimi impegni che vedranno la Fondazione, i Cavalieri di Colombo schierarsi in difesa dell'arte, in difesa anche dei valori cristiani? Guardi, l'evento principale che ci riguarda ora è a febbraio del 2020, perché faremo i festeggiamenti del centenario dell'Ordine a Roma. Verrà il Consiglio di amministrazione che ha praticamente rappresentanti in tutto il mondo. Consideriamo che i Cavalieri di Colombo sono 2 milioni di persone che vanno dalla Corea alle Filippine, al Messico, agli Stati Uniti, al Canada, alla Polonia, insomma in tantissime parti del mondo, verranno qui e diciamo, vorremmo un po' ripetere quello che è stato fatto 100 anni fa, di conseguenza avremo un'udienza privata col Santo Padre e una messa col Santo Padre, che sarà il punto clou di questa visita a Roma del Consiglio di amministrazione.